Hola Luchadores, ben ritrovati dal vostro Silver. Ci siamo? Siamo pronti? È arrivato il grande momento della title shot. Voglio conquistare questa cavolo di cintura dello show giallo, ecco. Non che io ci abbia tentato tante tante volte, però un bel incontro contro Adrian Neville, che è uno dei lottatori che personalmente apprezzo di più, è veramente secondo me un fenomeno. È quanto di meglio ci possa essere per stipulare appunto questo incontro che ci vede in lizza per la cintura dei campioni dello show giallo. Non so se sia già meritata, perché effettivamente abbiamo fatto una carriera estremamente rapida, però evidentemente il gioco decide di bruciare le tappe così. E a noi va bene, non è che ci lamentiamo troppo troppo. Va bene così, vediamo di fare un ottimo incontro e per l'occasione vedremo di non saltare nemmeno la scena d'ingresso. The following contest is scheduled for one fall and is for the NXT Championship. Making his way to the ring from the edge of reality, the Silver Player. Sempre bello sentire annunciare il nome del nostro lottatore preferito, vero, vero? So che vi state già scaldando coi pollicini all'insù. Dai, fatemi contento. Sì, lo so, mi esalto con poco. Che volete farci? Vediamo colui che è definito l'uomo di cui la forza di gravità si è dimenticata, con una delle cinture più brutte nella storia del wrestling, se posso dire la mia. Però ci va bene, è il nostro obiettivo per questo incontro. Speriamo che l'incontro sia abbastanza equilibrato. Purtroppo Silver è solo di livello 60, sarà difficile, ma ci proveremo. Noi abbiamo fiducia nel nostro possibile trionfo. Sì, lo so, mi state guardando male, mi state dando del povero illuso. Hailing from Newcastle upon Tyne, England, Adrian Neville is one of many international superstars that come out of NXT. Yeah, and judging from his work in the ring, Neville has all Vediamo the che tools needed to become a la global quantità di phenomenon. energia tolta mi sembra abbastanza buona, quindi posso ben sperare. He might not know where he is right now. E Ale, è andata meglio di quanto potessi sperare, infatti per un attimo ho temuto di non farcela. Da un lato mi dispiacerebbe non vedere Neville esibirsi in una delle sue spettacolari mosse dalla terza corda, però sapete com'è, preferisco evitarne, il ragazzo sa il fatto suo. Ed eviterei di fargli fare troppo circo, che non si sa mai, anche perché non sappiamo quanto sia equilibrato l'incontro. Lui non è ancora riuscito ad attaccarci per nostra grande fortuna e continua ad andarci bene così, sia mai che i general manager siano delusi dal fatto che lui non riesce a darci un po' di sane botte. E voilà, siamo riusciti a portare a segno una reversa, ottimo, ottimo. Sta andando persino troppo bene, sono quasi preoccupato. Mi sa quasi di incredibile la mancanza di una violenta reazione di parte di Neville. Non che non ci vada bene così, anzi, per me può continuare a buscarle anche per la prossima mezz'ora. Ok. No, mi sa che il ragazzo si è svegliato. E questo coincide con una mia clamorosa dormita. Ecco, gli ho spettinato le orecchie, cosa che lui ha veramente prominente. Per forza poi che la gravità si dimentica di lui, perché Just a fa, dominating ci display. fa parapendio con quelle Yeah, I think we can orecchie. see a lot of punishment inflicted here. Ok, Oh, perfetto. man, he landed right on Ok, siamo già riusciti a immagazzinare una mossa speciale che his neck potrebbe from that German portarci suplex. presto Look at this, anche a caricare la finisher. Cole Bang! Wow, move by Silva. Ok, perfetto.
Vediamo di indebolirlo ancora un po', visto che è già nell'ultima barra di energia. E di nuovo il ragazzo reagisce. Fantastico! No! Sono arrivato in lungo, cioè anzi sono arrivato corto più che altro. Che bello! No, per un pelo non sono riuscito a trovare il tempismo giusto per caricare la finisher. Vabbè, ci rifacciamo subito, sperando che il ragazzo non reagisca. A quanto pare no. E gli abbiamo fatto un bel coppino di collo di piede. Rifiatiamo un attimino, tanto lui resterà al tappeto ancora un momentino. Tutto piccino piccia. Hello? Le preparo il caffè? Ha intenzione di svegliarsi, figlio mio? Un Irish Whip. Ok, così vanno fatte le cose, che cacchio. Volevo vedere se riuscivo a fare un'altra cosina. Ok, non dovrebbe arrendersi ora. Il ragazzo sa il fatto suo. Benissimo. Vieni qui. Da bravo. Perfetto. Oh, finalmente ce l'ho fatta uscire da sto cacchio di ring. Perfetto, palo, poteva andare meglio, poteva essere quasi gol. Vediamo se riusciamo a fargli del male come si deve, che portare l'incontro al di fuori del ring magari eccita un po' di più la folla. No. Sì, ok. Una bella sberla dai gradoni. Ok. Torniamo sul ring che è meglio. Oh. Non ci posso credere, non riesco a rientrare nel ring. Doppio count out? No, non ci credo. Che tristezza, che finale beffa, me la sono andata a cercare, veramente, che posso dire deficiente, non mi offendo a dirmelo da solo, ma non si può perdere la cintura così, ecco, ho voluto fare lo sborone e l'ho pagata, oh cazzo. Quindi dovremo attendere un altro mese per portarci a casa la cintura. Benissimo. Fantastico, Silver, bella figura. Applausi. Scusate, mi sono veramente un beota. Non ho parole. Vabbè, il rischio dello spettacolo è anche questo. Ci sta. Se fosse andata in porto, ci ho messo un casino a imparare a uscire dal ring. Mi sono dimenticato di imparare come cavolo si rientra. Amen. La pago così. Toccherà metterci sotto d'impegno e continuare con la crescita del personaggio, che come detto adesso è di livello 60. Vediamo qui con i punti acquisiti. Potremmo crearci un personaggio un filino più veloce, che male non fa, cioè che fa male, nella speranza che faccia male. Sì, e basta, perché con 5 punti, sì, portata aerea, va bene, dai, ok, abbiamo speso quel poco che abbiamo guadagnato con questa amara sconfitta. E siamo saliti di un punticino, benissimo. Quindi la nostra strada verso la cintura dello show giallo continuerà.
Speravo di festeggiare oggi, avevo già lo spumante in fresca, è andata male, che vi devo dire? Mi auguro vogliate lo stesso continuare a mettere i pollicini all'insù ai miei video, a seguirmi, a iscrivervi alla pagina di Facebook di Silver Player e ci vediamo alla prossima. Ora vado a piangere sotto la doccia.